io poi sono un po' basso di vista, ci vuole la lente di ingrandimento per vederla. L'Europa è un soggetto non troppo grande in questo mondo, a maggior ragione se consideriamo quali sono gli altri, si dice, player globali, gli altri attori della scena internazionale, che si chiamano Cina, 1,5 miliardi di abitanti, India, 1,2 miliardi di abitanti, poi c'è gli Stati Uniti, prima potenza economica, poi c'è la Russia, grande potenza militare, poi c'è l'Est, il Sudafrica e i grandi paesi dell'Est e alcuni paesi africani che crescono a un ritmo demografico impressionante, la Nigeria. Ecco, per dire che l'Europa si vede se la prendiamo insieme, ma se andiamo a cercare ciascuno dei nostri piccoli paesi dentro il mondo globale, allora ci perdiamo. Se pensiamo come italiani, come tedeschi, come estoni, come belgi, come romeni, di stare al passo con le sfide globali, il mondo di oggi chiede di stare insieme, chiede unità, che non è solo forza, è capacità di avere voce nel mondo, è capacità di essere un mercato competitivo, è forza di consentire ai tuoi cittadini di avere tutele. Io dico che non serve più Europa. Più Europa vorrebbe dire un'Europa invasiva, nel senso che interviene laddove ci sono competenze nazionali. No, non è questo che ci serve. Ci serve un'Europa più efficace, più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, più presente sulla scena internazionale, con più strumenti per assicurare tutele sociali, un'Europa che abbia magari una difesa comune per essere per dare tutele anche e sicurezza ai suoi cittadini quando si sentono per esempio minacciati dal terrorismo, un'Europa più ecologica con una sua politica dell'energia e del contrasto al cambiamento climatico, ecco, un'Europa più, questo mi pare che sia interessante. Sono andato ancora qualche minuto? Volete prendere una riflessione? Abbiamo detto che con il Trattato di Maastricht e con i successivi trattati di Nizza, Amsterdam, il Trattato di Lisbona, che è quello che oggi regola l'Unione Europea, che è poi intervenuto a fare, diciamo, da legge quadro dell'Unione Europea, ebbene, sono stati assegnati nuovi compiti all'Unione Europea, anche perché nel frattempo la politica si è evoluta, gli scenari mondiali sono cambiati. Allora l'Unione Europea oggi, oltre ai detti settori di intervento, quelli che non ha mai abbandonato, dall'acciaio alle infrastrutture, ne ha aggiunti altri. La politica agricola è diventata uno dei grandi settori di intervento dell'Europa, regolativo per tutti i paesi membri. Il sostegno alle piccole e medie imprese, che avviene attraverso la Cassa Comune di Bruxelles, cioè attraverso i fondi comunitari, i fondi strutturali, forse avete sentito parlare. Il Fondo Sociale Europeo, quello che consente di fare formazione, le ACLI spesso usano strumenti relativi al Fondo Sociale Europeo che viene portato sui territori attraverso le regioni. Ci sono dei progetti che conosciamo, l'Erasmus. L'Europa oggi consente ai nostri giovani di migliorare, approfondire, ampliare la loro formazione attraverso un periodo di studio all'estero. L'Unione Europea si occupa della libertà dei lavoratori, della libertà di circolazione dei lavoratori. E se io lavoro a Bruxelles, posso fare il mio lavoro là, posso farlo a casa, nessuno me lo può impedire. Vuol dire anche che se io ho un diploma di geometra in Italia o una laurea in medicina, vale esattamente a Campobasso come vale a Stoccolma. E se io voglio partecipare a un concorso pubblico con il mio diploma o la mia laurea a Lisbona, lo posso fare.
perché me lo consentono leggi europee. E lo stesso vale un approccio di politica comunitaria al cambiamento climatico, alla tutela dell'ambiente. Qualche volta noi banalizziamo alcune cose, ma la nuova direttiva europea che impedirà tra un po' di tempo l'uso della plastica monouso, cioè dei piatti di plastica, è una direttiva europea. Qualcuno la contesta, ci obbligano. È semplicemente buon senso. Se non vogliamo morire soffocati dalle nostre schifezze, dobbiamo trovare delle modalità per tutelarci. Una direttiva europea che ci aiuta progressivamente ad utilizzare strumenti che sono biodegradabili anziché quelli che rimarranno nella natura fino all'anno 3 milioni. L'Unione Europea a volte ci regala leggi che sono fatte di buon senso. Tutto lì. I sacchetti biodegradabili. Ricordate qualche mese fa la polemica perché alcuni supermercati imponevano, non so cos'era, 2 centesimi, 3 centesimi per uso dei sacchetti biodegradabili. È solo perché un sacchetto di plastica resta nell'ambiente, si è calcolato, dopo 300-400 anni. Il sacchetto biodegradabile nel giro di un po' di mesi sparisce. Allora si può trovare un'altra maniera intelligente per... Serve comprendere che abbiamo dei problemi comuni, in questo caso la tutela del creato nel quale noi viviamo, per trovare soluzioni comuni. L'Unione Europea dovrebbe essere quella cosa lì. I paesi membri le cedono delle competenze per risolvere problemi comuni. A problemi comuni, risposte comuni.